Domani, giorno 3 di dicembre, per noi è un giorno importante, un significato rilevante per l'intera comunità. I Montoresi ricordano l'anniversario, il secondo anniversario della fusione dei due comuni. Oramai credo che sia anche superato solamente il fatto di pensare che eravamo divisi. Il dato storico rimane e i comuni vanno ricordati e custoditi nella nostra memoria, ma anche nella nostra coscienza, per un percorso lungo, bellissimo, positivo che hanno sviluppato nel corso della loro storia. Ma oramai con la fusione avvenuta, ed è un fatto importantissimo per il nostro paese, è importantissimo perché siamo l'unico comune del centro-sud e del mezzogiorno che raggiunge questo obiettivo straordinario. Oggi che è sempre più attuale il discorso dell'aggregazione dei territori, del governo dei territori, di condurre a unicità una visione complessiva di territori omogenei, cosa che all'attenzione anche del governo centrale ci gratifica. Cioè tutto questo costituisce per noi un fatto significativo non solo, ma anche che ci fa onore. Ecco perché abbiamo voluto ricordare il giorno 3 di dicembre in maniera solenne attraverso una cerimonia che adesso spiegheremo. Questo importante momento e questo importante significato. Quindi la fusione che costituisce per noi un onere ma anche un onore, un orgoglio ma anche una consapevolezza, un motivo di impegno ulteriore ma anche un forte collegamento per tutti i montoresi, tra di noi e tra l'amministrazione e la comunità per fare meglio e affrontare insieme i problemi che abbiamo e raggiungere insieme i traguardi che ci siamo impegnati a raggiungere. Noi insieme a questo festeggiamo come comunità di Montoro anche il riconoscimento del titolo di città. Il 2015 è un anno importante da ricordare. Lo festeggeremo anche con delle cartoline che sono riconosciute dalla società Poste Italiane, che ci sarà un annullo poi a legittimare questo riconoscimento. E attraverso anche queste cartoline ricorderemo il 2015, l'anno in cui il nostro comune diventa città. C'è la fusione, c'è il titolo di città, che abbiamo già più volte detto non costituisce solamente un riconoscimento onorifico, cioè un fregio che si attribuisce alla nostra bella comunità e al nostro territorio stupendo, ma soprattutto un significato che ci fa elevare dal punto di vista della concezione complessiva dell'essere comunità. Essere città significa andare un po' oltre nella nostra progressiva evoluzione di comunità che negli anni abbiamo avuto e abbiamo anche registrato progressivamente in tanti traguardi che sono stati raggiunti. Essere città vuol dire avere l'ambizione di un grande progetto, un progetto che è nato con la fusione, un progetto che stiamo progressivamente realizzando, un progetto che dovrà ancora per le linee generali trovare attuazioni, essere definito in molti aspetti, lavoreremo per questo. Onoreremo il titolo che il Presidente della Repubblica ci ha conferito di città attraverso tante azioni positive che soprattutto dal punto di vista umano possono farci sempre meglio e di più sentire più vicini, integrati in un obiettivo comune, la città di Montoro, la comunità di Montoro, la sua terra meravigliosa con le sue grandi ricchezze, non solamente di ordine storico, monumentale, artistico, architettonico, i suoi riferimenti a personaggi illustri. La sua storia positiva che si costruisce giorno per giorno non attraverso sterili ed inutili azioni polemiche, ma attraverso le grandi azioni positive che in silenzio, con sobrietà, con discrezione, ogni cittadino montorese compie. Quella è la nostra ricchezza, quella è la nostra forza che ci fa guardare avanti con fiducia e ci fa sicuramente impegnare di più per raggiungere tanti bellissimi traguardi insieme a tutti i montoresi. Vi invito pertanto tutti, invito la cittadinanza a partecipare a questo momento bellissimo, a questa cerimonia sobria e solenne che vuole essere tutta nostra, perché la viviamo insieme alle scuole, insieme alle autorità locali, insieme alla cittadinanza. E io voglio cogliere l'occasione per ringraziare un po' tutti, la scuola, il mondo della scuola, le varie autorità, ma come Consiglio Comunale nella sua interezza, perché anche il Consiglio ha dato un contributo utile e rilevante a raggiungere questi obiettivi. E il Consiglio vorrà ricordare attraverso una partecipazione attiva e sobria, con una riflessione, questo momento importante che noi abbiamo ritenuto di dover ricordare più che come festeggiamento, come una cerimonia che è tutta nostra, che
che noi vogliamo onorare con un impegno ulteriore, un impegno del sindaco, dell'amministrazione e del Consiglio Comunale per guardare avanti con fiducia e fare meglio e di più per la nostra Montoro. Grazie.